You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Bella gazzettari, ben ritrovati con un nuovo video della Gazzetta MMA. Ennesimo appuntamento col punti forti, punti deboli. Il fighter scelto oggi è Islam Makhachev, fighter che andrà ad affrontare Charles do Bronx Oliveira, sul quale avevo fatto già un video un paio di settimane fa, il re delle sottomissioni, un fighter che cercherà di portarsi a casa la cintura dei leggeri a UFC 280. Da alcuni è paragonato come il nuovo Khabib. Secondo me è una versione differente di Khabib, ma non può essere considerato il nuovo Khabib. Ritengo che abbia uno striking superiore rispetto all'ex campione dei leggeri, però ritengo che a terra ci sia un divario abbastanza notevole tra i due, che Nurmagomedov sia stato molto più dominante rispetto ad Islam. Adesso andiamo a analizzare prima la parte in piedi, poi il gioco da terra e poi le conclusioni finali e un'analisi più complessiva sul fighter. Prima di incominciare però vi ricordo di spolliciare per supportare il mio lavoro, di iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti attivando la campanella delle notifiche e di seguirci anche su Instagram e TikTok. Allora, partiamo con la parte in piedi. Abbiamo detto che Islam Makhachev è un buono striker, probabilmente superiore a Khabib Nurmagomedov, quantomeno in termini di tecnica e di qualità. Un fighter che porta già una precisione notevole, perché dalle statistiche UFC vediamo un 58% di precisione nello striking, che è davvero un discreto numero, perché i top strikers vanno dal 60 in su, e quindi già un 58% per uno che è un wrestler è un numero ragguardevole. Meno positivo però il volume dei colpi portati, perché riesce a portare 2,27 colpi significativi al minuto, che ragazzi sono un po' pochini, soprattutto per la divisione dei leggeri. C'è gente come Charles do Bronx Oliveira, ma anche gente come Michael Chandler e Justin Gaethje, che portano quasi il doppio di sti colpi. Molto migliore invece il numero di colpi assorbiti, 0,84, dunque un fighter che porta poco volume con una buona precisione e allo stesso tempo riesce a difendersi molto bene dai colpi, perché ha solo 0,84 colpi assorbiti al minuto. Per quanto invece riguarda la potenza nelle mani, qui un numero che mi sorprende, perché pensavo che avrebbe fatto meglio. Solo 0,27 knockdown average, ovvero in media ogni quanto riesce a portare a terra l'avversario, 0,27. Quindi non ha potenza nelle mani sufficienti a portare spesso il knockdown nei confronti dell'avversario, quantomeno in UFC fino a questo momento. 0,9 sono i minuti mediamente combattuti da questo fighter, il che vuol dire stiamo sulle due riprese, più o meno. Per quanto invece riguarda il modo nel quale colpisce, questo secondo me sono numeri interessanti, perché dicono che il 68, quasi il 70% dei suoi colpi va alla testa, però abbiamo un 27% di colpi al corpo, che è sorprendente per un wrestler, e solo il 5% di colpi alle gambe. Quindi pochi low kick, per farvela semplice, pochi calf kick, molto lavoro al corpo, perché ragazzi quasi il 30% dei suoi colpi totali vanno al corpo, il che è positivo, e poi un 70% alla testa. Per quanto invece riguarda la posizione con la quale questi colpi sono portati, anche qui rispecchia il fatto che è un wrestler, perché il 44% dei colpi stanno dalla distanza in piedi, il 36% da terra e il 20% in clinch. Quindi vuol dire che tra gioco da terra e clinch combatte più che in piedi fondamentalmente, perché 20% clinch, 36% ground and pound e gioco da terra, siamo già quasi al 60%. Per quanto riguarda il gioco da terra, abbiamo un fighter che ha un'ottima precisione nei takedown, 66%, che è un valore ragguardevole. Già sopra il 60% si parla di gente che porta il takedown con buona qualità. 3,41 il numero di takedown portati ogni 15 minuti, ma ricordatevi che ne combatte 9, quindi vuol dire quasi 4 takedown ogni 2 round. Numero davvero ragguardevole. Inoltre ragguardevole anche la percentuale, o comunque la media con la quale tenta sottomissioni ogni 15 minuti, 1,23, il che vuol dire ragazzi,
in parole povere, che porta quasi 4 takedown ogni 2 round e quasi una sottomissione e mezzo ogni 2 round. Quindi sono numeri davvero da grandissimo finalizzatore, quantomeno a terra. Per quanto invece, ragazzi, riguarda la difesa dai takedown, ci assestiamo su un ottimo 88%, che però non è il 100% di Khabib Nurmagomedov o di gente come potrebbe essere Kamaru Usman, ma neanche di gente come Adesanya, che ha più di 88%. Quindi buono nella difesa, ma non il migliore. Per farvela breve, ragazzi, discreto in piedi, nonostante porti poco volume e non abbia il KO power nelle mani, però riesce a difendersi bene dallo striking degli avversari, dà tutto a terra con un altissimo volume nei takedown tentati e un'ottima precisione, e soprattutto con elevati tentativi di sottomissione. Quindi vedremo un po' che tipo di match vedremo poi a UFC 280 contro Charles do Bronx Oliveira, ma questi sono i numeri di Islam Makhachev. Fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate, non scordatevi di spolliciare per supportare il mio lavoro e di commentare qui sotto nella sezione, e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao belli!